Allora, siamo con la professoressa Daniela Costanzo, dirigente scolastico dell'ISIS Sereni di Afragola. Allora, un istituto che lei dirige da 4 anni, siamo passati da circa 1000 alunni ad oltre 1600, quindi una crescita importantissima in questi 4 anni con la sua dirigenza. Quali sono le difficoltà invece logistiche di questo istituto? No, avete qualche problema logistico? Beh, certamente il nostro problema logistico sono, penso, che noto la nostra difficoltà ad allocare in modo, diciamo, organizzato le aule, perché dobbiamo, diciamo, effettuare numerose soluzioni e mettere in campo tutte le nostre strategie matematiche per poter garantire diciamo, la continuità a tutte le classi. Lei Altrimenti dovete deve pensare. frenare le Altrimenti, noi iscrizioni. adesso, già l'anno scorso abbiamo dovuto mettere, diciamo, un paletto per le iscrizioni, quest'anno ne dovremo mettere altri, perché in effetti la nostra capienza di aule non è soddisfattiva. Abbiamo nella sede del plesso di Afragola, abbiamo, diciamo, una carenza di 25-30 aule, senza dimenticare che, malgrado abbiamo da 4 anni, questo è il nostro quarto anno di indirizzo dell'enogastronomico, siamo sprovvisti di laboratori interni. Benissimo, Dobbiamo. partiamo un attimo, facciamo un po' il punto su Sì. quello che cos'è, che è l'ISIS Sereni. Innanzitutto, quanti indirizzi? Allora, noi abbiamo 4 indirizzi. Abbiamo amministrazione, finanza e marketing con l'indirizzo, diciamo, al terzo anno del SIA, che è praticamente un percorso professionalizzante nel settore, però con l'apporto informatico. Poi abbiamo il turismo, che è invece dal primo anno. Abbiamo anche la conduzione del mezzo aereo, enogastronomico, il settore enogastronomico, e poi si insiste tutto nel plesso di Afragola. E poi abbiamo il plesso di Cardito, dove insiste l'indirizzo di liceo artistico come architettura e pittura. Dall'anno prossimo attiveremo i percorsi anche di grafica e design. Un rapporto col comune di Afragola e quello di Cardito, insomma, per fare in modo che questa esigenza di aule e di laboratori venga soddisfatta. Io colgo l'occasione per dirle, insomma, che abbiamo registrato qualche giorno fa con il sindaco di città di Napoli, nonché sindaco di città metropolitana, De Magistris, delle dichiarazioni rispetto proprio all'ISIS Sereni, insieme anche al consigliere di città metropolitana, Elpidio Capass, hanno dato la disponibilità ad accollarsi come città metropolitana la possibilità di prelevare uno stabile del comune di Afragola, che nei prossimi mesi probabilmente si libererà. Parliamo dello stabile del giudice di Ah, pace, perfetto, distante vicinissimo. a 500 metri da questa sede. Se il comune di Afragola dà la disponibilità a cedere a città metropolitana in affitto questo stabile, verrebbe a voi. Quindi De Magistris ed Elpidio Capasso hanno dato già la disponibilità e un impegno forte su questo fronte, che vi risolverebbe almeno i problemi logistici La cosa della sede di Afragola. Qual è sì. il suo, non so se conosceva queste dichiarazioni. No, non conoscevo queste dichiarazioni, la cosa mi fa piacere perché. Dare la possibilità a questo istituto alberghiero di trovare un altro punto di riferimento per cercare di ampliare la platea scolastica, noi già lo stiamo facendo in tanti comuni. Ad esempio, noi a Cercola, Massa di Somma, su Casandrino, che cosa stiamo mettendo in atto? Stiamo mettendo in atto una serie di comodato d'uso. L'amministrazione mette a disposizione delle strutture, noi interveniamo con la nostra società ARMEN, che cura le manutenzioni ordinarie e straordinarie, facciamo nostro questa struttura e quindi la affidiamo poi agli istituti che operano su quei territori. Quindi se l'amministrazione locale mette a disposizione la struttura, noi in poco tempo con il comodato d'uso possiamo fare la stessa operazione che si stanno facendo in altri comuni. Quindi possiamo in poco tempo dare subito e mettere a disposizione questa struttura a questo, diciamo, istituto alberghiero. Quindi tranquillamente lo possiamo fare, Salvatore, in poco tempo. Cultura e turismo. Cultura e turismo sta creando un sacco di posti di lavoro. L'80% dei diplomati degli alberghieri, visto che avete citato l'alberghiero, a Napoli stanno trovando lavoro. Quindi da questo punto di vista è diventata una ricchezza enorme. Stiamo spendendo un poco alla volta tutti i soldi per edilizia scolastica, strade e dissesto idrogeologico.
Napoli è la città metropolitana d'Italia, andate a vedere i dati statistici, che più sta spendendo per ristrutturazione e realizzazione di scuole nuove. Quindi fateci istanze dal Sereni a tutti gli altri comuni, perché noi liberiamo risorse, perché io mi assumo la responsabilità di firmare da solo. Ed è perché effettivamente noi sono da 4 anni che proprio le mie missive richiedono che la città metropolitana, in accordo con le realtà territoriali che sono state rappresentate ai sindaci del territorio anche direttamente da parte mia, rivendichiamo una sorta di programmazione per il nostro indirizzo, tant'è vero che abbiamo anche dato segno di essere, diciamo, in sintonia con la necessità di cogliere il bisogno territoriale. Le spiego perché. Perché noi nel momento in cui abbiamo la facoltà di porre in essere degli indirizzi, questi indirizzi che noi abbiamo presso i nostri istituti, è vero che sono chiesti dal collegio docenti, ma vengono concessi dalla città metropolitana con ratifica da parte della regione. E proprio in quest'ottica, in questi anni, io ho mandato delle missive tanto alla città metropolitana quanto alla regione, partendo dal bisogno del territorio, sostenendo che praticamente la nostra scuola doveva rientrare in una programmazione ampia che ci permettesse di dare una risposta alle famiglie che scrivono i ragazzi. Molti si possono chiedere, cioè, come mai poi voi questi indirizzi li attuate se non potete realizzare? Do la spiegazione perfetta. Noi abbiamo fatto un'analisi del territorio, un'indagine, e questo ci ha permesso di individuare che l'esigenza del territorio era molto concentrata sull'enogastronomico, in quanto è un settore dove le famiglie, anche con enormi sacrifici, hanno un impiego economico minore rispetto a quello che richiedeva l'impegno economico da parte delle famiglie della conduzione del mezzo aereo, quindi l'indirizzo tecnologico, e nello stesso tempo era per noi più facile poter avere dei laboratori che sono, diciamo, meno ampi di quelli che dovrebbero servire per esempio alla conduzione in mezzo aereo. Basta, quindi, pensare a un hangar, no? Quindi abbiamo rinunciato a quell'indirizzo. Bene, città metropolitana, cioè, con il Pino Capasso, con il sindaco, il De Magistris, hanno dato la disponibilità a sostenere i progetti dell'ISIS Sereni. Ma benissimo, speriamo che il comune di Afragola e con il sindaco Tuccillo, insomma, vi sostengano in questa eventualità. Non penso che non ci possa essere una adesione, diciamo, empatica. Cosa vuole dire al sindaco di Afragola rispetto a questo argomento? In effetti avrà la possibilità di dare con questa struttura risposta a quello che io ho detto 4 anni or sono, cioè la necessità che è vero che la nostra scuola come struttura e come competenze della città metropolitana, ma gli utenti sono del territorio di Afragola. Quindi, conta sull'appoggio del sindaco di Afragola. Conto sull'appoggio, perché è una cosa che a lui è nota, quindi non penso che non ne tenga presente. Rivolgeremo a lui questa domanda. Invece, rispetto a Cardito, al plesso secondario, quello del liceo artistico, qual è stata la collaborazione con Cirillo? Allora, che tra l'altro è anche consigliere di città metropolitana, sì, con delega di trasporti. Sì, con Cirillo io mi sono interfacciata subito dopo la sua elezione, proprio per manifestare anche lì la nostra esigenza di poter avere degli spazi, o meglio, noi vantavamo in un primo momento una restituzione di aule relative appunto sempre allo stesso immobile. Al piano superiore. Nelle more, siccome la città metropolitana in persona del sindaco De Magistris paventò la possibilità, richiese a noi scuole una sorta di rendicontazione di quello di cui avevamo bisogno, con una linea programmatica, con una scheda ben precisa, invitandoci proprio a interfacciarci con i sindaci del territorio. Quale fu la risposta del sindaco di Cardito? Che risultati avete ottenuto lì? Il sindaco Cirillo è sempre stato molto attivo nei nostri confronti e quindi si è mossa affinché potessimo in prospettiva aver convertita a favore della città metropolitana una terra adiacente alla nostra scuola. Dove si possono costruire quelle famose aule che vi mancano? Costruire le nostre aule che ci mancano. Ora poi sarà una scelta del sindaco della città metropolitana la strutturazione di questo edificio, di cui non ne sono ancora edotta. Allora, andando in chiusura, no, a questo nostro ragionamento di pochi minuti,
Che cosa serve a questa scuola? Cosa si può fare? Allora, noi adesso per non collassare e riuscire a dare una nostra didattica qualificata, perché in tutto questo noi parliamo di organizzazione, parliamo di strutture, mi consente di passare a parlare 5 secondi anche delle risorse che noi abbiamo. Le nostre risorse sono i nostri docenti. I nostri docenti si sono messi, come dire, in campo, hanno lavorato, lavorano tanto, non si sottraggono a nessuna iniziativa, la nostra didattica è avanti, è per questo che abbiamo una grossa richiesta, abbiamo un grosso potere inclusivo se considera le persone che sono iscritte anche per quanto riguarda i diversamente abili, quindi la nostra risposta sul territorio c'è, a noi mancano le cambio di direzione in questi anni, sì, rispetto insomma al nome dell'ISIS Sereni, no? Che negli anni addietro invece stava andando quasi alla chiusura, all'accorpamento, invece una crescita. Questo lo dice lei, io non sono intervenuta 4 anni fa, quindi diciamo io ho raccolto quelle che erano delle energie. Le energie, il nocciolo duro sono i docenti che c'erano anche prima, quindi penso che in effetti è un pochettino si risenta anche dei cambiamenti socioambientali, culturali, e quindi però sicuramente noi abbiamo avuto un corpo docenti pronto a recepire una sfida che è stata quella di mettere in discussione la propria didattica, dare fronte alle innovazioni, informarsi. Sono tutti per i ragazzi, lavorano alacremente per tutto quello che è le loro competenze, da quello emozionale fino a quello dei contenuti, e stiamo raccogliendo delle ottime soddisfazioni. Quindi solo se si vuole guardare questo scrigno ricco di queste risorse, io penso che la politica può veramente programmare la grande su di noi. Benissimo, in chiusura le dico io 4 cose, insomma le dico al sindaco di Cardito Cirillo, le dico al sindaco di Afragola Tuccillo, le dico al sindaco di Napoli De Magistris, le dico al consigliere di città metropolitana del Pidio Capasso: il Sereni ha voglia di fare, non li abbandoniamo. Assolutamente, questo è il messaggio chiaro che lei può mandare, assolutamente sì. Grazie. A lei. Quella struttura potrebbe servire al Sereni? Sì, il Sereni è da tempo che chiede, diciamo, di aumentare la propria dotazione di aule per rispondere alla domanda che c'è da parte degli studenti. Però bisogna precisare innanzitutto che il Sereni è un istituto superiore, quindi dipende dalla città metropolitana, non dipende dal comune di Afragola. Quindi, diciamo, non è un'esigenza a cui il comune di Afragola in prima battuta deve rispondere. Certamente, per quel che riguarda quello stabile, noi potremmo essere potremmo valutare destinazioni anche diverse nel momento in cui, aprendosi la Settembrini e il Palazzo Municipale, possiamo ridistribuire le funzioni all'interno anche degli altri stabili, perché lì c'è attualmente comunque il giudice di pace, non è che siano locali liberi. Nel qual caso mi pare di capire che ci sia la disponibilità, la città metropolitana abbia espresso la disponibilità a fare un comodato d'uso per intervenire per la ristrutturazione delle aule e per darle poi in utilizzo al Sereni. Questa è una possibilità che io penso che si possa anche valutare, non escludere. Mi lascia molto perplesso dal punto di vista amministrativo, perché che la città metropolitana intervenga a fare lavori di ristrutturazione in uno stabile che non è suo mi sembra molto, insomma, improbabile, però da parte del comune di Afragola non ci sarebbero problemi. Va bene, grazie.